Batate 6,5. Buonissime le patate americane che arrivano ora non solo dal Veneto ma anche da Latina per una merenda insolita e di stagione. Fagioli 6,5. Il prodotto locale, seppur con ottime caratteristiche organolettiche, in queste settimane non è bello come quello di Cuneo. Fagiolini 7,5. Si confermano buone la qualità e la quantità dei fagiolini veneti e del nord Italia, da provare anche in marconi o taccole. Pere 6. La stagione delle pere italiane è iniziata. Ottime le varietà estive di William bianche e rosse. Iniziano ad apparire anche le prime invernali. Insalate 6. Ampia presenza di insalate venete a Crespo, specialmente dalle coltivazioni veronesi del Cavallino e di Lusia. Melanzane 7. Con costante prevalenza della varietà tonda sull'allungate, le melanzane continuano a regalarci ottimi contorni di stagione. Funghi di bosco 7. Buona la presenza di porcini, finferli e chiodini che arrivano da tutta Europa per deliziare i palati dei trevigiani, da acquistare. Patate 7. La stagione delle patate del nord Italia è nel pieno. Gustate le varietà locali con la bontà del Montello e del quartier del Piave. Peperoni 7. Buoni peperoni locali con ottime produzioni anche in tutto il Veneto. Fate il pieno di vitamina C con questo colorato ortaggio. Pesche nettarine 6,5. Ancora squisite le pesche con ottime particolarità nelle produzioni locali bianche e nelle tardive siciliane. Radicchi 6. Buona presenza dei radicchi precoci, variegata e di chioggia. Prodotto di buona qualità, ma non ancora al massimo. Uva da tavola 8. Grandissima quantità di uva da tavola sul mercato, con qualità mediamente alta. La stagione promette bene per tutte le cultivar. Bianca, nera, rosata e perfino passita. C'è solo l'imbarazzo della scelta per sapori, colori e virtù, in particolare in questi giorni di settembre, in cui il clima segna il passaggio tra la lunga estate e il variopinto autunno. L'uva è uno dei prodotti che maggiormente caratterizza nell'immaginario collettivo questo periodo dell'anno, segnato nella nostra terra dalla vendemmia e le relative tradizioni ad essa connesse. Anche se nella provincia di Treviso la produzione di uva da tavola è praticamente inesistente, la richiesta e il consumo è in continuo aumento. Dal punto di vista nutrizionale, l'uva non è un frutto ipercalorico, nemico della dieta come spesso si dice. Un grappolo di uva di medie dimensioni può aggirarsi sulle 90 kcal, come ad esempio una mela o qualsiasi altra porzione normale di frutta fresca. L'importante è non abusarne. In generale, le tipologie bianche sono quelle con meno tannini, più depurative e diuretiche. L'uva rosata è meno consumata rispetto a bianca e nera, ma ha un buon contenuto di antociani. La cultivar fragola è ricca di carotenoidi e acido folico. Acquistare informati si conclude qui. Maggiori approfondimenti domani sul Gazzettino di Treviso.